Caso clinico di oggi è un paziente affetto da stenosi dell'anastomosi vescico-uretrale post-prostatectomia radicale per tumore alla prostata. Effettueremo un accesso pre-rettale. Per quanto riguarda l'assistenza post-operatoria, in genere il paziente rimane in clinica in osservazione 2-3 giorni di ricovero, viene dimesso con catetere vescicale a permanenza, in genere un catetere di silicone fenestrato portato per 10-20 giorni, e non sono necessarie medicazioni particolari. La normale ripresa attività lavorativa in genere può essere effettuata dopo 2-3 giorni e chiaramente il paziente avrà il catetere drenato non in busta, eventualmente con un tappo da nascondere nello slip. Rispettando le norme della community, a scopo didattico scientifico, vi rimando comunque al mio sito personale www.patriziovicini.it, in cui vi sarà una sezione specifica di video YouTube di video chirurgici, quindi di andrologia, urologia, chirurgia plastica ed estetica genitale, in cui l'accesso ai minori sarà limitato.